faire du sport, c'est pas compliqué. Il faut sortir de son lit douillet, éteindre l'ordi et la télé. C'est parti pour s'entraîner. Les bras en avant, et puis maintenant levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Que l'on soit seul ou bien en équipe, pour le sport. Buonasera, innanzitutto noi facciamo parte di un'associazione giornalistica Fiori di Carta e facciamo interviste per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda la cultura, l'informazione in generale, e siamo qui per ascoltare, per fare un'intervista a lei. Oltre a queste cose, a intervistare sportivi, abbiamo riscoperto i vecchi monumenti, i vecchi castelli, la storia nostra, insomma. E stiamo andando in giro proprio a riscoprire queste tradizioni. Noi come Fiori di Carta, come diceva Vito, è un progetto che nasce nel Dipartimento di Salute Mentale. Io sono la referente del progetto, poi c'è la mia collega che è l'educatore di supporto, poi c'è Valentina Nicolaci che è una volontaria e appartengono tutti i ragazzi, 101 di noi qui ai campi. Diciamo che è un modo diverso di fare riabilitazione, facciamo riabilitazione sul territorio. E premesso che facciamo prima una programmazione dei numeri che dobbiamo, diciamo, poi andare a stilare, no? Il quarto numero è proprio dedicato alla storia, fra leggenda e storia e leggenda dei castelli pugliesi. In effetti siamo venuti a Bari, ad Andria, siamo andati a Castel del Monte e mo andremo a Manfredonia, a Trani, andremo a Manfredonia, a Peschici e alle necropoli, la Salata di Peschici, come parte archeologici, perché praticamente all'interno di queste rubriche abbiamo lasciato uno spazio a tutti i parchi archeologici, perché abbiamo, diciamo, un collegamento con il professor Notaro, che è il professore di, per quanto riguarda beni culturali dell'Est di Lecce, e stiamo seguendo questo percorso messapico. I ragazzi che appartengono a questa, diciamo, a questa iniziativa, a questo laboratorio, sono tutti ragazzi che in base alle loro competenze poi intervengono nella redazione. C'è chi prepara le domande, c'è chi scrive il computer, c'è chi prepara le interviste, chi fa la correzione delle bozze. Un'organizzazione proprio efficientissima. Un'organizzazione vera e propria, poi con il supporto anche di Roberto, che lui è quello che ci fa video, ci cura la parte web. Poi c'è il presidente dell'associazione che ci finanzia il progetto per poter collaborare con la ASL e collabora con noi, perché tante trasferte la ASL non ce le fa, troppo. Con tutti questi periodi, in questi tempi, no? Quindi di supporto molto lui per quando è trasferte sul territorio, ci dà una mano per poterci spostare. Utilizziamo molto i mezzi di trasporto come le ferrovie sud-est, però dove non possiamo è l'associazione che ci viene incontro. E da quest'anno abbiamo deciso di fare un cambio netto. Noi lavoreremo più sul web per fare poi una nuovità, il meglio di Fiori di Carta. Perché settimanalmente tutto il lavoro che viene fatto a livello di relazione, che non è solamente un lavoro, diciamo, giornalistico, ma è anche un lavoro di relazione di gruppo, di approfondimento di argomenti che i ragazzi vogliono discutere di Cineforum, che loro seguono con degli argomenti ben precisi per poter poi, no, sviluppare un dialogo ed una relazione, verrà tutto Però verrà in c'è già un sito internet che sì, noi abbiamo già un sito internet che verrà implementato e verrà aggiornato settimanalmente da loro, e qui nasce, diciamo, la scommessa con tutto il gruppo, a partire da noi operatori che ci andiamo ad informare, che Roberto ci farà questo corso per poi istruire i ragazzi, certo, a poter essere autonomi e indipendenti, creando poi, non so, un forum, sviluppando il progetto, sì, in maniera più adeguata. Credo sia carino anche renderlo interattivo con chi voglia poi rispondere, certo, a quello che verrà, certo, pubblicato,
offrendo suggerimenti, esperienze. Sicuramente noi diamo la possibilità di utilizzare internet come strumento per loro, anche come una prassi alternativa di uno strumento lavorativo. Assolutamente. Io personalmente predilico la relazione umana, la relazione, la comunicazione umana. Servono entrambe le situazioni, esattamente. Però ecco, io non vorrei che loro poi si fossilizzassero solamente su quel tipo di relazione, perché poi si va, cioè il conquibus è sempre una relazione. Il rapporto umano è alla base. È alla base. E la scelta della cultura con lo sport? La scelta della cultura con lo sport è che sono, noi dovrebbero andare di pari passo, però non tutti hanno questa dinamicità mentale. Perché noi dal primo numero stiamo cercando, cioè la testa del pallone ci appartiene perché diciamo è un evento nostro, il nostro dipartimento, e quindi lo seguiamo. Però abbiamo fatto già altre interviste, abbiamo intervistato per quanto riguarda lo sport alcuni calciatori, Pasquale Bruno, Luceri, Fabrizio Miccoli per telefono. La mia domanda è consona, perché essendo il presidente regionale di un ente di promozione sportiva, culturale e sociale, ecco perché la mia domanda era interessata. Certo. Noi dobbiamo fare gruppo, dobbiamo imparare a come relazionarci all'interno di un gruppo, no? Lo sport fa il gruppo. Assolutamente sì. Cioè il nostro programma riabilitativo è basato proprio su fare gruppo, cioè nel rispetto delle competenze e delle relazioni di ognuno di noi, no? Ecco perché l'importanza dello sport. Ma fa parte già della nostra rubrica da 4 Abbiamo anni, varie rubriche, anni. Spettacolo, sport, cucina. Vecchia cucina, vecchia, vecchie ricette. Anche la mente ha bisogno di un grande allenamento, quindi bisogna e poi dedicarsi. È fondamentale che riappropriarsi delle proprie, diciamo, della propria identità, e riappropriarsi del proprio territorio è fondamentale. Conoscere la nostra storia fa parte del presente, no? Non esisteremmo noi se non ci fosse stato un passato. E proprio e questo, cioè, io personalmente lo sto conoscendo con loro e lo sto approfondendo con loro. Per esempio il parco archeologico, noi ci andiamo a visitare questi parchi, no? Che sembrano chissà così scontati, non lo sono. Assolutamente. Scopriamo che quello che esisteva 1000 anni fa, 2000 anni fa, oggi lo ritroviamo in maniera diversa. Quindi per noi è fondamentale, anche perché poi si tratta di riappropriarsi della propria identità e della propria autonomia, perché il progetto poi è finalizzato a questo. Assolutamente. Le persone sempre più autonome. Mi permetto di entrare subito nel meccanismo, perché alla fine la curiosità è ciò che muove poi l'operatività di ognuno. Certo. E se viene a mancare la curiosità non ci può essere poi neanche l'interesse per poter provare o promuovere nuove iniziative. Noi diciamo che io sono in veste come presidente regionale di un comitato. Comitato Puglia, Associazione Centri Sportivi Italiani, che è un ente di promozione sportivo, sociale e culturale. Ecco perché la mia domanda prima: che cosa vi ha spinto a legare lo sport con la cultura? Perché noi ci siamo avvicinati alla testa nel pallone 6 anni fa con la prima edizione, quando Antonella venne a chiederci il supporto per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo così, a livello di riconoscimenti per quanto riguarda l'evento e l'associazione che organizzava la manifestazione. Sicuramente siamo stati favorevolissimi dal primo momento, ma perché? Perché noi crediamo molto nella terapia, nella cura, utilizzando come mezzo di principale l'attività sportiva, specialmente per chi è affetto da disabilità. Lo sport da sempre si presta a questo tipo di, tra virgolette dico io, di utilizzo, solo che da noi sicuramente non è stato interpretato anche in questa veste. Quindi quando Antonella venne e ci propose di sponsorizzare e di riconoscere questo evento, noi fummo felicissimi, perché è esattamente il nostro pensiero, il nostro obiettivo, quello di promuovere lo sport non soltanto nell'ambito dei normodotati, ma anche di chi è affetto da disabilità, intendendo per disabilità delle particolarità che appartengono forse più al nostro mondo come retaggio culturale. Quindi sono sempre stato del parere che il problema
nel riscoprirsi parte in causa di uno stesso progetto dipende essenzialmente dall'approccio che ognuno di noi pone alle iniziative, all'attività, all'organizzazione in sé per sé. Dopo 6 anni il resoconto è senz'altro più che positivo. Prima parlavo con Antonella di quanto c'è ancora da fare per poter promuovere questa iniziativa che ormai ha una valenza da 2 anni a questa parte anche a carattere internazionale. Questo fa onore anche al Dipartimento di Salute Mentale che ha creduto nel progetto di Antonella, per ricordare un dirigente. Però l'obiettivo era quello di espanderlo e credo che sia l'unica maniera per far conoscere realmente le potenzialità che, come diceva prima lei, abbiamo noi a livello territoriale e che magari sono per i più sconosciute. Quindi abbiamo realmente i mezzi, lo dico sempre, ma non abbiamo magari il supporto per poter iniziare un qualcosa, ma cosa più importante, per poter dare seguito, perché il problema non è organizzare un qualcosa, è avere la possibilità di continuare negli anni a migliorarsi e offrendo un servizio sempre di qualità, quindi lo spettacolo, quindi la promozione, quindi l'interesse che viene a generarsi non soltanto in chi guarda ma in chi prende parte, che poi l'aspetto più importante è proprio questo, è la festa di tutte le squadre che prendono parte al torneo, che vengono, stanno una settimana insieme, è un modo per socializzare giustamente, per interagire, per relazionarsi e perché no, per capire che la vita è anche fatta di questo. Non è soltanto possibilità per pochi, le possibilità che può offrire lo sport sono per tutti, quindi noi siamo aperti a queste iniziative e ben vengano questo genere di manifestazioni. Sarebbe bello poterlo estendere anche in altre attività sportive. Ci rendiamo conto che forse a livello terapeutico la migliore attività sportiva forse è il calcio, perché non permette tantissimo impegno a livello personale, ma soltanto la buona volontà di mettersi in campo e giocare al pallone. Sarebbe bello però poter utilizzare altre discipline sportive, magari vedremo di estenderlo anche ad altre discipline. Non si può mai dire nulla nella vita, sicché ci siamo e abbiamo la volontà e la passione per fare, c'è sempre spazio per ogni iniziativa e per ogni attività. Mi auguro che quest'anno, che ripeto sarà la 7ª edizione, sia ancora più ricca, sia ancora più propositiva, anche perché è giusto iniziare tempo prima a promuovere l'attività, ma perché ormai ha un'importanza tale che è giusto avere il tempo per organizzarsi. Purtroppo una delle nostre pecche è proprio la mancanza di tempo e quindi la disorganizzazione nel pianificare quella che è la promozione e l'attività poi che andrà a essere svolta in un ristretto arco di tempo che è sicuramente una settimana, che è il periodo in cui si svolge il torneo. Mi auguro che quest'anno ci siano più mezzi di comunicazione che diano spazio all'evento, alla manifestazione, perché il problema nostro italiano è entrare in quei meccanismi, in quei circuiti. Anche per noi è una sfida, vediamo se riusciamo a ottenere qualche tipo di visibilità differente. Non prometto nulla perché sono abituato a ogni cosa che andiamo come Axi a promettere, a mantenerla, questo non dipende essenzialmente da noi, però vediamo di adoperarci per capire se ci sono i mezzi per poter arrivare anche a livello nazionale. Per avere una risonanza sulla RAI, sui canali Mediaset, per avere una risonanza maggiore e una promozione non soltanto del territorio ma proprio dell'iniziativa, che credo sia l'unica del settore e del genere in Italia attualmente. Pronti? Allora, iniziamo da Roberto, che in questo caso fa parte del mio progetto, del nostro, meglio del mio. Roberto, fai una domanda al Presidente, poi se ne abbiamo domande. Che posso dire? Noi quest'anno abbiamo fatto il secondo torneo internazionale per quanto riguarda il dottore Vetrugno, Sesto Memorial. Siamo arrivati terzi. È stato un bel torneo.
grazie a lui. Erano 28 le squadre, no? No, erano 32. 32. 32. Beh, arrivare terzi è un bellissimo risultato. Si può migliorare, però. Sì. Erano terzi. Si deve migliorare. Si deve migliorare. Si deve migliorare. Ci siamo scontrati con la Sardegna, con Noro, con cui abbiamo perso, e quindi siamo arrivati terzi. Per noi è una bella esperienza giocare a pallone, per noi che soffre, che noi soffriamo di, parlo di me che soffro, certo, di psiche, io soffro di un disturbo bipolare, e venire qua con la dottoressa Alemanno, con Franco il martedì a stare con gli altri che soffrono come me, mi fanno stare bene, mi fanno stare bene, è una bella cosa. Poi si gira un po' per tutta l'Italia, si partecipano alle giornate di giocare a pallone, si fanno le gite, si sta insieme, si collabora. E anche questa è un'occasione per migliorare sicuramente. Sì, ma si migliora stando con tutti, si migliora stando con Franco, stando con la dottoressa. È una bella cosa partecipare, noi diamo tutto e loro ci danno tutto di loro. E, come ti posso dire, per noi è una cosa bellissima. Spero che vada sempre nel nostro meglio. Quindi mi stai dicendo che dobbiamo continuare a migliorare l'organizzazione del torneo. Bravo. Questa è una cosa molto importante. Quello che dici è fondamentale, perché poi detto da chi prende parte al torneo, dal giocatore e da chi fa parte dello staff, è sicuramente un'esperienza dettata dalla partecipazione personale, quindi quando uno le vive sulla propria pelle le situazioni sa che cosa c'è da migliorare. Anche parliamo di contribuire, no? Noi contribuiamo, cioè se non riusciamo, se la dottoressa ci dice guarda ragazzi, che per esempio per andare, non lo so, a Trieste non ce la facciamo, noi stessi contribuiamo a partecipare per arrivare a Genova, per arrivare a Trieste, certo, per arrivare, non lo so, siamo stati in Austria, siamo stati a Grumolov, Repubblica Ceca, con la dottoressa, siamo stati a Barcellona, siamo stati in Slovenia. Cioè siamo stati un po' dappertutto, la dottoressa ride perché sono cose belle. Assolutamente sì. Quando siamo arrivati in Austria ci siamo visti scesi dall'aereo, è venuto, sai, un Volkswagen di quelli vecchi con Philip che ci prendeva con questo a fare 250 km per arrivare. Una cosa bella è questo, i ricordi. È una cosa bellissima. Sicuramente prendiamo questo impegno come AXI, come Comitato Regionale, di continuare e proseguire in questa iniziativa che abbiamo iniziato 6 anni fa, e sicuramente apportando sempre più dei dati concreti, noi perché facciamo, sicuramente servono. Noi per quanto riguarda la nostra, diciamo, malattia, che poi secondo me non è una malattia, è un disturbo, no, lo possiamo chiamare un disturbo, facciamo di ma tutto. Ma tutti siamo disturbati oggigiorno, tutti quanti siamo disturbati, io vedo più gente disturbata quotidianamente, persone che veramente hanno sbalzi d'umore pazzeschi, quindi è la vita di oggi che ci porta, assolutamente sì. E poi secondo me il pallone ci aiuta tantissimo. Moltissimo. Ci aiuta tantissimo, ci aiuta a capire. Scarica le batterie, ma automaticamente le ricarica. Bravo. Cioè, nel momento in cui ti stai stancando, stai comunque ricaricando le tue batterie. Sì, e questo è, secondo me, chi fa sport è un privilegiato. A partire dai bambini, ma anche le persone adulte, gli anziani, l'attività sportiva è fondamentale. Io ringrazio di cuore il dottore Petrugno, che non c'è più. È stato il primo che ha creduto nell'utilizzo dello sport a livello terapeutico. Io in prima persona non l'ho conosciuto, l'ho conosciuto quando mia madre non stava bene, che avevo bisogno di lui per le cure, però lo conoscevo come... Sai, un rapporto dottore come medico, esatto. Non l'ho conosciuto come un allenatore, quindi a me mi avrebbe fatto piacere conoscerlo, però secondo me sta sempre nel mio cuore il dottore. Ma credo sia nel cuore di tutti, sì. Alla fine il memory, il torneo è proprio per onorare la memoria di una persona che veramente ha dato tanto e che
si vede quotidianamente, continua a dare. Sì, quindi la cosa più bella è questa. Ci siamo impegnati reciprocamente allora. Sì. Questo è il mio impegno. Va bene. No, non volevo solo dire una cosa. Quello che ha detto Roberto, cioè viaggiare è bello farci è bello pure tornare, conoscere. Questo sì. È bello farci conoscere. Certo. Pure per esempio, come ha detto, in Austria, Slovenia. Cioè non solo in Italia, farci conoscere dappertutto chi siamo, come diciamo, come ragioniamo. Beh sì, portate la vostra esperienza, sì, poi anche all'estero. Questo volevo dire. E fai una domanda, dottor Guglielmi. Io vorrei sapere la situazione dei centri sportivi regionali, non tanto sì. In Italia, ma quanto da noi, in Puglia. Ma riguardo il... Così, in generale. Centri... Allora, la situazione diciamo che è ottimale, nel senso che in Puglia ci sono tantissime associazioni sportive che praticano e promuovono l'attività sportiva. Uno dei problemi fondamentali di oggi, ripeto, non è tanto, è la gestione, delle strutture sportive. Perché moltissimi centri, moltissime associazioni sono dei centri sportivi dove si pratica il calcio, il tennis, e molte altre hanno impianti natatori e per questo ci sono dei costi di gestione non indifferenti. La gestione di un campo sportivo ha dei costi elevati, la gestione di un impianto natatorio ha dei costi elevati e di questo purtroppo molte associazioni che hanno in gestione questi impianti soffrono. Però sicuramente la partecipazione a livello proprio come numeri è elevata. Lo sport, diciamo così, almeno in Italia, ma parlo per quanto riguarda AXI, non sta conoscendo un'evidente flessione come nei mercati tutte le attività. Questo perché? Perché ormai lo sport è inteso più che altro come un benessere, come un miglioramento della qualità della vita. Quindi chiunque si avvicina a fare sport, al di là poi della partitella domenicale fra amici, però la partecipazione all'attività sportiva ormai si fa a tutte le età, dai bambini di 5 anni alle persone che hanno superato i 60, 65, 70 anni, 75. Quindi questo ci fa capire che lo sport ormai è terapia. Quindi la migliore esperienza che si può veramente trarre dall'applicazione dell'attività sportiva è esattamente questo, un miglioramento della qualità della vita. In questo devo dire la verità, lo sport non sta subendo tantissimo le flessioni che ci sono sui mercati. Ripeto, c'è un rallentamento anche in questo, perché diciamo che la pratica sportiva da sempre è stata considerata un bene voluttuario. Quindi chi andava a fare dei tagli a livello familiare sicuramente si tagliava la partecipazione ad andare in palestra o più che altro in piscina piuttosto che andare la sera a mangiare una pizza. Il problema è che però fortunatamente si sta capendo che lo sport è terapia e quindi anche in questo si preferisce fare un sacrificio in più, mangiare un po' meno, sì, però, molto bene voi, no? Che poi fa bene mangiare un po' meno sì. E magari dedicare altro tempo e altre risorse economiche anche alla pratica sportiva, e questo non è... Che non è solo calcio, come ha detto. Assolutamente, lo sport a 360 gradi, perché non consideriamo solo il calcio, sarebbe riduttivo. Ci sono gli sport minori che sono sicuramente gli sport che non vengono tenuti in considerazione e che, ripeto, essendo un ente di promozione andiamo a riconoscere, cosa che invece è più difficile per sport che non si conoscono, tipo moltissime arti marziali, moltissime attività legate alla difesa personale, piuttosto che l'attività di fitness o della bicicletta, del ciclismo. Ripeto, c'è tanta partecipazione, perché l'importante è muoversi, tenere il corpo allenato, bravissimo, tenere il corpo allenato, la mente allenata e l'attività sportiva, specialmente le attività sportive di gruppo, quali sono la maggior parte delle attività sportive, è un modo per socializzare e questo è fondamentale. Quindi senza la possibilità di interagire difficilmente ci possono essere delle forme di miglioramento personale, di crescita personale, quindi a tutti i livelli lo sport è terapeutico, quindi andrebbe sempre fatto.
Sempre. Non lo dico come presidente di un ente di promozione sportiva, ma perché anche i medici, e ne vediamo ormai anche esempi, anche la medicina si è avvicinata moltissimo alla pratica, all'attività sportiva, interagendo a livello sistematico con le terapie che possono essere utilizzate in medicina. Quindi non soltanto la farmacologia, ma anche la pratica sportiva, che credo sia la medicina più azzeccata e che possono utilizzare tutti quanti indistintamente, senza aver paura di sbagliare il dosaggio, che è una cosa importante. C'è un abuso di tutto, ma anche nell'attività sportiva c'è un abuso. Infatti, volevo dire questo, che è una cosa importantissima: moltissimi casi di anoressia vengono stimolati dalla partecipazione compulsiva all'attività fisica. Diventa una valvola di sfogo. Anche in quello invece dovremmo avere un po' più di attenzione per noi stessi. Generalmente chi viene dallo sport ha una marcia in più, io lo dico sempre perché abbiamo innumerevoli dimostrazioni. Chi viene dallo sport praticato a livello agonistico, non necessariamente a livello competitivo, però si ritrova ad avere caratterialmente un qualcosa in più e quindi riesce molto meglio, con più naturalezza, ad affrontare la quotidianità, la difficoltà della vita. Chi non viene dallo sport, chi non ha mai praticato sport, di ogni cosa ne fa un problema esistenziale. Chi viene dallo sport probabilmente sa che significa aver fatto o aver dovuto fare tante rinunce, tanti sacrifici, e quindi si rende conto che poi il minimo ostacolo della quotidianità può essere superato in maniera abbastanza semplice, soltanto con un po' di buona volontà e non facendone un dramma, una questione di vita o di morte. Quindi credo che sicuramente chi fa sport è doppiamente avvantaggiato oggigiorno, un po' per vivere bene il proprio aspetto fisico e un po' per vivere bene la propria qualità della vita, quindi affrontando tutto quello, le difficoltà che la vita ci riserva quotidianamente. Quindi lo sport a tutti i livelli andrebbe fatto, e non soltanto per la pancia o per il fisico, oltre che per la salute naturalmente. Posso fare due domande, io sono, mi allargo in tutti i sensi. Allora, la prima domanda è questa: quali... Muoto. Tagliamo poi, presidente. La prima domanda è questa: quali sono gli scopi proprio istituzionali dell'ACSI? Allora, ACSI, come ho detto prima, è l'acronimo di Associazione Centri Sportivi Italiani, è un ente di promozione sportivo, sociale e culturale riconosciuto dal CONI e dal Ministero degli Interni, quindi come tutti gli enti di promozione ha una derivazione politica. Prima si parlava, purtroppo la politica ahimè è sempre di mezzo, e nonostante tutte le difficoltà in cui ci veniamo a trovare, ci rendiamo conto che senza la politica difficilmente ci possono essere tante iniziative. Come tutti gli enti, dicevo, sono nati subito nel primo dopoguerra ad opera di correnti politiche che avevano già all'epoca capito l'importanza dell'attività sportiva. Quindi l'ente di promozione in effetti va a riconoscere quelle discipline sportive che di fatto non sono riconosciute dal CONI e dal CIO. Quindi parliamo di tutte le attività sportive in generale che vengono praticate, e questo è essenziale, a livello amatoriale, perché le federazioni riconoscono lo sport agonistico, gli enti di promozione lo sport amatoriale. I principi di ACSI sono principi che si basano sulla trasparenza, sulla professionalità e sull'onestà personale, oltre che di tutti gli associati. Questi sono i capisaldi che sono riportati a livello statutario. Ripeto, noi in Puglia ci adoperiamo per promuovere, è vero, lo sport, ma non solo lo sport, a tutti i livelli e in tutte le salse, come si suol dire. Abbiamo un progetto molto importante, che è quello veramente di occuparci di formazione, perché da qualche anno ACSI si sta specializzando anche nell'ambito della formazione sportiva. Perché? Perché crediamo che per poter trasmettere le giuste basi per praticare attività sportiva è necessario che ci siano tecnici adeguati, allenatori preparati, istruttori professionalmente certificati. Quindi in tutti gli ambiti sportivi quello che fa la differenza sicuramente sono i tecnici. E quindi anche questa è una sfida che noi abbiamo intrapreso qualche anno fa, cercando di essere, di diventare veramente un punto di riferimento per la formazione sportiva in Italia.
ripeto, AXI promuove lo sport e la cultura. Ogni anno facciamo noi anche una manifestazione nazionale riguardo un premio culturale sulla narrativa. E questo perché? Eccola perché la mia domanda precedente. La cultura va sempre e deve essere sempre abbinata allo sport, perché, ripeto, i grandi campioni devono essere dei grandi esempi. Però io credo sempre una cosa, e l'ho sempre detto, che non ci può essere un campione se il campione non ha una grande capacità intellettiva. Prima di tutto nel sapersi gestire, poi nel sapersi proporre, perché oggigiorno avere delle responsabilità significa anche essere facilmente interpretabili da parte di tutti, e quindi bisogna essere molto, molto responsabili del proprio ruolo e fondamentalmente responsabili di chi abbiamo di fronte. Purtroppo questo tante volte non si verifica, però noi stiamo cercando anche di promuovere quello che è il rispetto degli altri, che credo sia fondamentale. Nello sport molte volte ci troviamo ad assistere a manifestazioni poco edificanti, dico io, per quanto riguarda l'immagine che noi andiamo a dare. Purtroppo esiste anche la sanguinietà, la tifoseria che ci porta ad avere questi gesti e avere queste reazioni in consulta. Noi ci adoperiamo per evitare che si verifichino queste situazioni. L'augurio è di continuare ad avere i nostri riscontri, e sicuramente avere delle manifestazioni quali la testa nel pallone non fa altro che farci onore e darci un grande stimolo a continuare quello che noi stiamo facendo, cercando di migliorarci, che poi la motivazione dobbiamo sempre ricercarla al nostro interno, ed è sicuramente l'unica maniera che ci può portare ad offrire sempre un prodotto di qualità. La seconda domanda: quanto e come ed eventualmente quanto sarebbe necessario intensificare e migliorare i collegamenti tra, ad esempio, organizzazioni come quella dell'AXI e le scuole? Come avviene in molti altri paesi, le scuole, penso agli Stati Uniti ma anche il Regno Unito e altri paesi, sono collegate anche alle società professionistiche, ma non solo, anche a quelle amatoriali, e diciamo, sono il primo passo, diciamo, allo sport e la scuola, no? Sì, c'è l'educazione, la famosa ora di educazione fisica. E quanto sarebbe invece necessario intensificare e migliorare questi collegamenti? Assolutamente d'accordo sul potenziamento della pratica e dell'insegnamento sportivo a livello scolastico. Il problema, purtroppo, noi assistiamo ogni giorno, quotidianamente, a delle situazioni particolari in Italia. In Italia non si promuove lo sport, ma perché anche il sistema scolastico è abbastanza obsoleto, andrebbe svecchiato, andrebbe rinnovato, andrebbero rinnovati anche i programmi di studio a livello scolastico, dalle prime scuole a livello universitario. Ecco perché ci ritroviamo a non utilizzare lo sport come anche un fattore culturale. Sicuramente è un lavoro che il CONI ha iniziato da tanto tempo, perché in Italia l'organo di vigilanza, di controllo e di promozione assoluto è il CONI. Il problema è però, purtroppo, come ho detto prima, finché c'è l'ingerenza della politica, la politica non prevede, quantomeno secondo le manovre che ci vengono imposte, un miglioramento della situazione sportiva nell'ambito scolastico. E quindi dobbiamo accontentarci di individuare dei professori che con grande passione cercano in tutti i modi di abituare i ragazzi a mettersi la tuta e le scarpe da ginnastica durante l'ora di lezione, piuttosto che stare con i jeans o con le scarpe col tacco e non far nulla durante l'ora di ginnastica. Sicuramente servirebbe per far crescere i ragazzini con un altro approccio mentale. Ma questo ancora credo che in Italia non si è capito l'importanza reale dell'attività sportiva. L'attività sportiva, l'abbiamo sempre detto, l'ho detto poc'anzi, deve essere intesa non soltanto come un modo per impiegare un po' di tempo, ma a livello terapeutico. Quindi creare le basi in un bambino, abituarlo ad avere
come dire, l'approccio alla pratica sportiva dalla più tenera età significa mettere realmente in condizione quel bambino di crescere prima di tutto in maniera sana, ma non tanto per questo motivo, ma metterlo in condizioni realmente di formarsi a livello caratteriale. Tante situazioni a cui noi assistiamo oggigiorno, di casi di depressione, di ansia, io sento ogni giorno un sacco di gente dire mi viene l'ansia. Io vengo dallo sport, ho 50 anni, ma sono da quando avevo 8 anni che pratico sport, non conosco il significato della parola ansia, forse perché il mio carattere mi è stato forgiato anche dalla pratica sportiva, quindi sono un convinto assertore che lo sport serva anche a questo. Purtroppo se non si capisce a livello scolastico, quantomeno dovrebbero capirlo a livello familiare i genitori, perché sono loro i primi esempi di vita per i bambini, per i ragazzi e per gli adulti stessi. Quindi è un discorso molto ampio questo. Noi facciamo anche questo, come enti di promozione cerchiamo di offrire anche cultura. La cultura non è soltanto proporre un libro, proporre una narrativa, proporre una mostra di quadri, ma è abituare anche le persone alla giusta mentalità, al giusto approccio, alle giuste nozioni che riguardano veramente la pratica sportiva. Lo sport oggi utilizza moltissimo la psicologia e quindi questo che cosa ci fa capire? Che è realmente un ottimo strumento terapeutico. Dovremmo abituare un po' tutti quanti noi a dedicare un po' più di tempo alla pratica sportiva. Non è una cosa semplice, però non è impossibile. Per noi è una sfida, ma come dico sempre, non saremo uomini di sport se non fossimo abituati alle sfide, quindi cerchiamo di e cercheremo in tutti i modi di migliorare la qualità della vita, diciamo italiana, ecco, però io comincerei anche nella provincia di Lecce e nella regione Puglia, visto che personalmente mi occupo del comitato regionale della Puglia, quindi poi sicuramente le nostre iniziative verranno amplificate anche sul territorio nazionale. E ripeto, la testa nel pallone è la più grande manifestazione che porta l'esempio di quanto l'attività sportiva possa servire a migliorare la salute e la terapia che viene utilizzata e impiegata nell'ambito della medicina, in questo caso della disabilità psichica. Che sport hai praticato? Io per 10 anni, da 8 a 18 nuoto, da 18 a 23 anni windsurf, da 23 anni a 8 anni fa fitness, bodybuilding. Quindi sì, ma sempre facendo le gare. Io ho iniziato a fare le gare a 12 anni in piscina, quindi ero bambino e mi allenavo per andare a fare le gare di nuoto, quindi la mentalità è sempre stata sportiva ma della competizione, perché per poter non tutti hanno la mentalità, bisogna avere il carattere, probabilmente tutti possono e devono praticare lo sport, ma magari quelli che decidono di mettersi in gioco sono quelli che hanno un carattere. Quindi per voi che partecipate a un torneo è anche un modo, sicuramente, perché avete una predisposizione alla sfida, alla gara, alla partita, al gesto atletico, alla vittoria, alla sconfitta. È importante darsi la mano. Assolutamente altri, d'accordo. Dobbiamo mettere il risultato. Comunque. Assolutamente d'accordo. Il risultato, io lo dico sempre, mi alleno per vincere, perché nella mia mente funziona così, ho più carica, però poi sono stato da sempre prodigo ad accettare il risultato, è chiaro, anzi dalle sconfitte uno ne fa tesoro e cerca di migliorare la propria preparazione, il proprio allenamento per la gara successiva. Grande insegnamento l'attività sportiva, la pratica sportiva con l'impegno. Io lo dico sempre, ogni cosa nella vita va fatta al 100% delle proprie possibilità, senza chiedere in cambio qualcosa. Uno deve iniziare a dare. Quello che viene, viene naturalmente. Se uno lo fa con tutto l'impegno personale, i risultati vengono. È una riflessione vuole fare. Prima si è parlato della qualità della vita, di salute, ma lei, essendo sportivo, vedendo questi ragazzi che a volte prendono il calcio in maniera, come posso dire, diciamo
così per fare vedere che sì, sono bravi, si più che altro dopano. Sì. Sì. Questa è un'altra delle nostre battaglie contro il doping, contro l'uso della frode sportiva, perché purtroppo, dico ahimè, è una realtà, inutile nascondersi dietro a un paravento. Sinché nello sport ci saranno gli interessi economici, purtroppo ci sarà sempre il doping, perché fa parte della natura dell'uomo riuscire a primeggiare, riuscire a raggiungere il risultato. Quindi se lo sport ritornasse a livello amatoriale, senza ingerenze economiche di sponsor e di milioni di dollari o di euro, sicuramente i campioni rimarrebbero quelli, perché sarebbero campioni senza il doping, ma il campione è perché in fondo uno ha quelle caratteristiche, nasce, poi sicuramente ha la fortuna di essere aiutato da un allenatore, quindi scoperto, migliorato e allenato, però i campioni sono quelli. Cioè, io lo dico sempre, un asinello non può mai diventare un puro sangue, nonostante tutte le cure farmacologiche che gli possiamo fare. Quindi il doping purtroppo è una realtà che andrebbe debellata, non fosse altro che per una questione di salute, perché dà un sacco di problematiche a livello salutare. Il problema però è che, ripeto, gli interessi sono tanti, i capri espiatori sono sempre gli atleti, però dietro un atleta c'è il manager, ci sono i manager, ci sono gli interessi, quindi... Secondo lei come si può combattere? Secondo me si può combattere, ma questa è un'utopia, perché sinché ci sarà un giocatore che verrà valutato 100 milioni di dollari, sicuramente l'interesse è finalizzato a ricapitalizzare i soldi che vengono investiti. Sinché ci saranno milioni di euro, milioni di dollari che ruotano dietro le Olimpiadi, dietro, ci saranno sempre gli atleti dopati, sempre. E quelli che non sono dopati è perché non sono stati trovati positivi all'antidoping. Questa è una mia personale il mio personale commento, assolutamente. Posso fare l'ultima domanda? Il Presidente me la stima. Sì. Dunque, nelle settimane scorse c'è stata la questione, parliamo di calcio professionistico, no? Della Lega Pro, il sciopero minacciato, con la questione del tetto dell'età, che io trovo una cosa assurda, perché per me è assurdo. La domanda è questa: se l'un per mille dei milioni di euro che girano nel calcio professionistico tra sponsor, diritti televisivi, fosse destinato a progetti così importanti come per esempio quelli che sono propri dell'Axi, cosa le piacerebbe fare innanzitutto? Sicuramente promuovere lo sport a livello scolastico e creare veramente dei programmi di studio da svolgere, da effettuare, dei laboratori scolastici che durino il percorso scolastico da settembre a giugno, e a fine anno dare ai ragazzi la possibilità di ottenere delle certificazioni, dei diplomi legati all'impegno personale. Questo secondo me servirebbe moltissimo a riprendere in mano un po' le sorti della cultura sportiva e del benessere. Purtroppo, ripeto, noi parliamo di calcio, ma il calcio io personalmente non lo considero ormai più uno sport, perché è soltanto un business. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, lo sciopero, questo e quest'altro. Se fosse possibile, ma non per parlare male del calcio assolutamente, perché il calcio muove le fila di tante attività in Italia, ma sicuramente se la maggior parte dei soldi che vengono destinati, come ha detto lei prima, all'attività calcistica fossero investiti, fossero meglio spesi, dico io, per promuovere lo sport a 360 gradi disponibile per tutte le persone di tutte le età, di tutti i ceti sociali, sicuramente sarebbe un'occasione per migliorare la qualità della vita del popolo italiano, al di là poi degli interessi personali del presidente, della società, e della Lega e dei calciatori stessi, che per loro non è né più né meno che un lavoro ben troppo pagato. Forse ridurrei gli stipendi a livello generale, darei la possibilità a tutti di godersi la vita, anche perché hanno una carriera breve decisamente, però avere giocatori
che percepiscono stipendi di milioni di euro all'anno, mi sembra un'esagerazione, non fa più parte del mondo dello sport un compenso del genere. Andrebbero un po' riviste tanti equilibri che secondo me non hanno poco di equilibrio, ma hanno creato questa disparità proprio nell'ambito dello sport. Ripeto, lo sport dovrebbe essere inteso come terapia e quindi avrebbe bisogno di maggiori aiuti, di maggiori sostegni a livello economico, perché chiaramente posso capire i dipartimenti di salute, gli ospedali, il sistema sanitario che non ha le disponibilità economiche, ma perché noi siamo abituati a sprecarli i soldi, mai a impiegarli per quello e per come dovrebbero servire. Ripeto, siamo sulla terra, viviamo e cerchiamo di adoperarci per il meglio. Faremo quello che ci è possibile fare, coinvolgendo sicuramente anche la direzione nazionale, che la verità è molto vicina al progetto La Testa nel Pallone, perché ha capito realmente l'importanza, e anche a livello nazionale AXI è molto vicino alla disabilità. Quindi in questo do la mia parola, continueremo a supportare il lavoro che l'ASL di Lecce fa, grazie ad Antonella, a Franco e a tutto lo staff poi che si occupa dell'organizzazione dell'evento. Per 3 anni dei progetti a livello provinciale, si chiama Sport Lab l'iniziativa, che serviva realmente a coinvolgere i ragazzi, però erano già del 5° anno delle scuole superiori. Ma perché questo? Perché si dava la possibilità a inizio scuola, inizio anno scolastico, di seguire un percorso formativo nell'ambito dell'attività sportiva, con degli incontri saltuari, è chiaro, 1 o 2 incontri mensili protratti per i 9 mesi, con docenti che parlassero sia di teoria che di pratica nell'ambito dello sport. A fine anno l'idea era, ma è stato anche presentato, di i ragazzi che prendevano parte all'iniziativa si richiedeva lo svolgimento di una tesina, proprio di una tesina, di un lavoro personale. Naturalmente c'era la commissione dei docenti che andava ad analizzare e a correggere le tesine. Alla fine del percorso i ragazzi che avevano prodotto dei lavori eccelsi ricevevano un diploma di istruttore di primo livello nell'ambito delle discipline sportive che durante i 9 mesi si era capito quale potesse essere l'inclinazione del ragazzo. Sicuramente gli si dava la possibilità quantomeno di avere una carta, un diploma riconosciuto comunque dal CONI e quindi spendibile nell'ambito dello sport come assistente, però istruttore tecnico, anche perché poi gli serviva l'esperienza sul campo. Però gli si offriva materialmente già un qualcosa per poter dire: posso entrare in questo meccanismo, visto che fine scuola uno non sa che cosa fare, non sa in quale università iscriversi, non sa che lavoro vuol fare. Poteva anche cominciare a entrare nel sistema sport e capire se poi era per lui un'attitudine fare l'istruttore, diventare un allenatore, un tecnico, piuttosto che un dirigente. Purtroppo questo progetto non è stato sposato. E credo sia un progetto validissimo, perché comunque metteva i ragazzi già in condizioni di avere un'idea su che cosa fare, che è la cosa più difficile. Ma è perché il sistema, che purtroppo in Italia è lacunoso, anche il sistema universitario, se l'università fosse meglio strutturata, sicuramente alla fine del percorso di studio, oltre ad avere un foglio di carta, che magari non sa che farsene, a meno che non ha fatto un percorso di studi per prendere in mano uno studio del padre o della madre o dei familiari, si ritrova ad avere una laurea e non sapere che farsene, non sapere come spenderla, non sapere dove andare a inserirsi. E perché? Perché il sistema è un po' particolare. Parlavamo dell'America, l'America ha un sistema diverso. Durante il percorso esattamente di studi ti danno la possibilità di metterti sul campo a praticare quello che tu stai studiando, quindi c'è la teoria unita alla pratica. Alla fine degli studi uno ha già la possibilità di trovarsi inserito in un contesto. Questo è un vantaggio, perché certo, poi alla fine non è un modo per sprecare del tempo, no, né perdere del tempo. L'esperienza formativa devi farla sul campo. Assolutamente. Mentre
solo che ci rendiamo conto che la differenza tra teoria e pratica è enorme, è abissale in Italia. Anzi, dirò una cosa, tutto quello che viene studiato poi difficilmente lo utilizzerà in pratica. Io ho una laurea in economia, tutto quello che abbiamo studiato all'università pochissimo riesco a mettere in pratica quotidianamente, se no un fatto culturale, per carità, niente da dire, però a livello pratico manca proprio il quid. Ed è, esattamente, se non lo fai personalmente... Noi vorremmo farlo nell'ambito dello sport, quindi il nostro progetto della formazione riguarda anche questo, cioè trasmettere la cultura per diventare tecnico, istruttore, allenatore o dirigente, però mettere anche i ragazzi in condizioni di poter lavorare subito, se hanno le attitudini, se hanno i mezzi, se hanno la voglia principalmente, che poi bisogna anche vedere quanta è la voglia, quanta è la disponibilità al sacrificio, che oggi ma mi rendo conto purtroppo... Poi si va anche a intercalare in un sistema di prevenzione. Assolutamente d'accordo, perché lo sport è sempre... Assolutamente, con queste basi, con questi presupposti noi andremo veramente ad anticipare tutte le situazioni negative a cui noi assistiamo quotidianamente. Quindi non lo so, vediamo che cosa succede. Noi ci stiamo provando come tutte le cose, quindi qualcosa si muoverà a tutti, a noi, a voi, a chiunque si adoperi. Faire du sport, c'est pas compliqué. Il faut sortir de son lit douillet, éteindre l'ordi et la télé. C'est parti pour s'entraîner. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt. On chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Que l'on soit seul ou bien en équipe, pour le sport on crie tous hip hip hip. Et si on gagne alors on criera ensemble hip hip hip, hourra. Les bras en avant, et puis maintenant levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt. On chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant levons-les en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt. On chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. En salle ou dehors, on aime le sport et on rêve tous d'être médaille d'or. Mais l'important c'est de participer, tant mieux si on peut gagner. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt. On chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Les bras en avant, et puis maintenant le volet en l'air, en les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt, on chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Maintenant prépare-toi, plie ton dos.